Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. È arrivata la Degustabox di ottobre. Come al solito è pesantissima, quindi ve la faccio vedere a tutta velocità e la metto giù. E l'ho aperta perché comunque volevo vedere se era tutto a posto, tutto sistemato. Che cos'è la Degustabox? Potete andare a leggere direttamente in info box, però brevemente è una scatola a sorpresa che vi arriva a casa tutti i mesi con dei prodotti alimentari all'interno. Sono prodotti di marca, a volte sono nuovi, a volte non lo sono, però sono sempre ottimi prodotti. Vi costa 15 euro al mese, ma i prodotti che trovate dentro superano il valore che voi andate a spendere. Se la volete provare per il primo mese, potete usare il mio codice sconto che si trova in info box e pagarla 9 euro anziché 15. Io ragazzi ve lo consiglio perché è meravigliosa. Ma andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. La prima cosa è questa bevanda alla soia. Si chiama Sorprendente Soia. C'è scritto gusto delicatamente dolce. Eccola qua. Questa io devo dire la verità, non l'avevo mai vista nei supermercati. Probabilmente c'è da un po' di tempo, io questo non lo so, però non l'avevo mai vista, quindi per me è una nuova scoperta. L'assaggerò e vediamo se sarà buona. Io usavo, bevevo più che usavo i prodotti Valsoia un po' di tempo fa, quindi andavo a bere la bevanda Valsoia e quella devo dire che mi è sempre piaciuta. Non ho mai provato altre marche, però comunque mi incuriosisce, quindi sicuramente questa la proverò. Poi qui abbiamo due barattoli opportunamente confezionati. Quindi il primo è una salsa di pomodoro e basilico della marca Mutti, eccola qua, questa. Il pomodoro e basilico è buonissimo secondo me, molto delicato, molto leggero, quindi è una cosa che io spesso utilizzo. E poi il secondo barattolo, vediamo che cos'è, cipolle borettane con aceto balsamico di Modena. Eccolo qua, questa invece è una cosa che io non ho mai provato, quindi non so neanche se vadano, come dire, utilizzate così da sole come antipasto, magari o se vadano utilizzate per fare qualche ricetta particolare. Se lo sapete, scrivetemelo nei commenti perché io non ho idea di come utilizzarle. Comunque sono della marca Italiamo, che è quella che si trova spesso anche alla Lidl, eccola qua. Quindi insomma, mi fa piacere trovare nella Degustabox anche questa marca che spesso appunto troviamo alla Lidl perché secondo me è un'ottima marca, quindi mi fa piacere che l'abbiano inserita nella Degustabox. Poi un'altra cosa che c'è, quasi come ogni mese, abbiamo i chewing gum alla menta. Adesso questa volta ci sono questi. Io questi li utilizzo. Diciamo non spessissimo, però li utilizzo, comunque una cosa che utilizzo. Poi vedo una cosa fantastica. Loacker Choco e Dark. Eccoli qua, quattro confezioni di questi. Questi sono buonissimi, non c'è bisogno di dare spiegazioni o di dire molte cose perché questi sono degli snack golosi e buonissimi. Facciamo così, li apriamo e vediamo come sono confezionati. Credo che siano quattro mini confezioni, perché qua c'è scritto per quattro, quindi presumo che siano quegli snack che potete portarvi anche nella borsa. Vediamo se ho ragione. Sì, infatti, eccoli qua, sono fatti così, in questo modo. Devono essere squisiti, veramente. Io credo che non ci sia bisogno di dare spiegazioni su questo prodotto. Quindi ragazzi, quando arriva la Degustabox abbandonate diete o cose del genere perché proprio non si associano. Un'altra cosa a proposito di cose dietetiche che vedo e che mi interessa sono questi biscotti ai tre cereali ripieni di nocciola. Eccoli qua, questi. Questi devono essere una cosa fantastica. Devo dire la verità, io non li ho mai provati i biscotti ripieni alla nocciola. So che ci sono anche di altre marche, in questo caso la marca Monviso. È una cosa che non ho mai provato, ma sono sicura al 100% che mi piacerà perché, ragazzi, parla da sola la confezione. Guardate un po' qua. Io non so, non può non piacere una cosa del genere. Parliamo del prossimo prodotto che è la maionese. Ecco, questa è una cosa che invece io non utilizzo. La usavo una volta, tantissimi anni fa, poi ho smesso di mangiarla, ho smesso di utilizzarla, quindi la regalerò a mia mamma così mi fa l'insalata russa. Eccola
Ecco, comunque è una bella confezione da 150 ml più 20%, quindi maxi formato, quindi veramente un'ottima cosa. Poi vedo che c'è una confezione di tortino al limone e farro. Vedo che la Degustabox pensa alla mia colazione, perché queste sono cose che io mangio per colazione, brioche, tortine di vario genere, insomma, sono cose che al mattino con il cappuccino io mangio e mi fa piacere che la Degustabox mi pensi. Questo in particolare io non ho mai provato come prodotto, però penso che sia comunque buono. Mi fanno un po' venire in mente le tortine, quelle con la carota, però in questo caso sono diverse perché abbiamo dentro farro e limone. Però, insomma, credo che siano buone. Vedo inoltre che c'è lo zucchero di canna, quindi non ho motivo di pensare che non siano buone. Poi, questa è una cosa fantastica che piacerà tantissimo al mio compagno, che è il preparato per i pancake. Eccolo qua, questo. Io questo l'ho già provato, l'avevo già comprato tempo fa, avevo già provato a fare i pancake. Tra l'altro, trovate la ricetta sul mio canale dei pancake. E devo dire che erano venuti benissimo, quindi questi sicuramente saranno apprezzati. Un'altra cosa da associare ai pancake è lo sciroppo di agave bio. Di solito si mette lo sciroppo d'acero, però in questo caso è sciroppo d'agave e credo comunque che sia buono. Questo è biologico, tra l'altro, quindi è una cosa sicuramente da provare. Un'altra cosa molto interessante che vedo è questo tè verde giapponese con dentro il ginger, questo qua. Questo è matcha e ginger, spero che sia giusta la pronuncia, non ho idea se si pronunci così, comunque della marca Lipton e deve essere buono perché comunque i prodotti Lipton a me sono sempre piaciuti, in particolare il tè freddo Lipton mi piaceva tantissimo e di solito è una cosa strana perché il tè freddo a me di solito non piace, però quello Lipton comunque sì, quindi è una buona marca. E questo in particolare è tè verde giapponese, quindi insomma è da provare anche questo. E come ultimo prodotto c'è un pacco di pasta della marca Italiamo e sono le casarecce trafilate al bronzo. Eccolo qua, questo è il formato. È molto buona questa pasta, mi è già capitato di mangiarla. Questo formato in particolare sta benissimo con il ragù di carne, quindi se volete provare questo formato nuovo, con il ragù di carne è buonissima. E diciamo che è un tipo di pasta, un formato di pasta che io ho utilizzato spesso perché a noi piacciono i formati un po' strani, un po' particolari. Quindi questo, pur non essendo strano, però comunque si allontana dal classico formato standard che possono essere le farfalle, i rigatoni, le penne, insomma, questo è un pochino diverso, quindi a noi quelli un po' diversi di solito piacciono. E questa è una pasta veramente ottima. E poi, come sempre, c'è questo magico foglio che ci spiega tutto quello che abbiamo trovato dentro la Degustabox, quindi ci fanno vedere tutte le caratteristiche di tutti i prodotti, tutti i prezzi, quindi se voi fate la somma vedrete che andrete a guadagnarci perché voi la pagate 15 euro al mese questa scatola, ma poi in realtà quello che trovate dentro supera questo valore, quindi c'è sempre un guadagno. Poi ci sono anche i concorsi tutti i mesi, quindi pubblicare una foto particolare su Instagram, insomma potete fare tutte queste cose. Questi sono tutti i prodotti che ho trovato dentro la Degustabox. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto occasione di provare questa scatola sorpresa meravigliosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.